Ci prendiamo oggi la finale del discorso degli anziani di Efeso, fatta da Paolo a Mileto, circa 70 km. Mileto è una sede molto importante, ci sono stati anche filosofi nell'antichità molto importanti che venivano proprio da Mileto. Quindi sono zone molto calde per il mondo greco, per il pensiero greco, ma Paolo li convoca lì probabilmente perché questa è una ricostruzione che possiamo fare noi, dopo la sommossa degli argentieri raccontata nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, è probabile che Paolo abbia avuto, diciamo così, un decreto di espulsione dalla città. Alcuni ipotizzano anche, soprattutto per quanto riguarda la lettera ai Filippesi, che Paolo abbia avuto una prigionia ad Efeso e fondano questa ipotesi su due versetti, in particolare uno della lettera ai Corinti in 15, 31, 32, dove Paolo dice: se non avessi creduto nella risurrezione di Gesù Cristo, non avrei certo affrontato le fiere ad Efeso. Ora, le fiere era un modo per indicare i soldati romani e quindi queste sono ipotesi che vi do, ovviamente, degli studiosi che si occupano di temi paolini, ma ecco, questo in parte giustifica anche la convocazione a Mileto. Ora, nell'ultima parte, Paolo che cosa parla? Beh, Paolo parla del fatto che lui non ha desiderato né oro né argento e quant'altro, ma che si è acquistato con il suo sangue la Chiesa di Dio e che lui l'ha servita giorno e notte senza nessuna interesse di carattere personale. Anzi, conclude con una parola di Gesù, un'agrafa di Gesù che non è riportato dai Vangeli: si è più beati nel dare che nel ricevere, l'esperienza della gratuità come un'esperienza di beatitudine. Guardate però che come viene fotografato alla fine anche il rapporto profondo con questa comunità. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbe più rivisto il suo volto. Insomma, l'apostolo si è mescolato con la sua comunità e queste sono un pochino le evidenze, che saltano all'occhio da parte del testo. Nel Vangelo ci occuperemo della seconda parte della preghiera sacerdotale di Gesù. Ormai siamo alle porte, voglio dire, della Pentecoste, stiamo proprio concludendo anche questa parte del Vangelo di Giovanni. Ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Dopo aver alzato gli occhi al cielo, aver pregato il Padre perché si compia la sua volontà e quindi glorifichi il Figlio per dare vita al mondo, ecco che questa seconda parte si concentra in particolare sui suoi discepoli attuali, sulla sua Chiesa. Ecco, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno, eh? Io vengo a te mentre questi sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Bellissimo. È proprio, che posso dire, un testamento spirituale, perché possano vivere la mia stessa esperienza. E alla fine il desiderio di Gesù che diventa preghiera: consacrami nella verità. Per loro io consacro me stesso, perché anch'essi siano consacrati nella verità.
È molto bello, ma è anche molto radicale. E da questo punto di vista in Gesù noi non possiamo pensare niente di meno che radicale. Ed è bellissimo che il Signore ci abbia pensati e custoditi così con la sua preghiera e con la sua vita, e che il suo desiderio sia quello di farci partecipare alla pienezza della sua gioia. Questo ci dà una grande carica e nello stesso tempo anche ci dà una grande fiducia per affrontare anche le nostre tribolazioni. Lo dice: io vado, ma questi stanno nel mondo, stanno sotto le tribolazioni, e in quelle tribolazioni però possiamo sempre pregustare quella pienezza della gioia. È ciò che auguro a me stesso e a ciascuno di voi. Grazie, ci vediamo domani.